bilanci gli ottimisti li fanno sempre a rilancio, i realisti li devono fare con i positivi e i negativi che fanno parte di ogni contabilità. La cosa positiva che vi posso dire, e non me l'aspettavo, che c'è voglia nel mondo della pesca di crescere, di andare avanti. Non è vero che non ci sono i giovani ci sono e amano la pesca. Purtroppo molti giovani si sono allontanati perché la pesca non è diventata più remunerativa, è un lavoro pesante, un lavoro logorante. Io dico sempre com'è che il lavoro del pescatore non è inserito tra i lavori usuranti, i lavori come questo tipo di lavoro che viaggiano in mare in situazioni difficili, lavorando in un ambiente molto ristretto perché all'interno della barca lo spazio è limitato, con attrezzi anche a volte pericolosi. Riuscire a incrementare questo settore diventa fondamentale, perché la crescita di una regione che vive al centro del Mediterraneo non può non passare dal mondo della pesca. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo creare le opportunità ai giovani siciliani di continuare in molti casi le attività dei loro nonni e dei loro genitori, perché lo vogliono fare, ma metterli in condizione di farlo. E per fare questo loro devono avere non solo la possibilità di andare a pescare, perché se non pescano hanno pochissimo da sperare, devono essere messi in condizione di poter vendere il loro prodotto al prezzo giusto. Ecco che lì nasce tutta la fase della filiera. Il prodotto pescato deve avere un buon mercato, quindi dobbiamo finanziare non solo le imprese di pesca, quindi le barche che devono essere messe in condizione di andare a pescare, togliamo quindi restrizioni, tutte quelle che si possono togliere, li mettiamo in condizione di pescare più giorni possibili, li mettiamo in condizione di potersi confrontare alla pari con le imprese di pesca del Nord Africa. Noi abbiamo tante limitazioni che vengono imposte dalla comunità europea, perché noi siamo europei, che invece le imprese di pesca del Nord Africa non hanno. Ma una volta che peschi e puoi pescare, devi poterlo vendere, dunque devi avere delle industrie di trasformazione in grado di prendere il prodotto, di saperlo lavorare, di saperlo produrre, di saperlo conservare e soprattutto di saperlo proporre. Quindi terza fase, dopo la lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione. Lì ci sono delle misure, attualmente sul FEAMP, ma anche sul FEAMPA, che diciamo la prossima programmazione si aggiunge là, di acquacoltura, che consentirà a loro di poter pure proporre sul mercato nazionale e internazionale i propri prodotti. Se loro riescono ad avere questo ciclo virtuoso, sicuramente la gente si avvicina al mondo della pesca. Importante, i giovani moderni, insomma, quelli di oggi, non hanno certo la mentalità dei loro padri, sono più aperti, sono europei, sono nati in un contesto europeo. Dunque bisogna metterli in condizione anche di diversificare le proprie attività di pesca, cioè se io posso fare ittiturismo o se posso fare pescaturismo, perché io posso mettere in barca persone, turisti che vengono, imparano come si pesca, apprezzano un sistema nuovo e poi possono anche passare delle giornate diverse, questo diventa un motivo in più per consentire a queste persone, a questi ragazzi, di avere crescita e sviluppo. L'attività che questo Dipartimento sta facendo dunque è un'attività a 360 gradi su tutto ciò che è il mondo della pesca. E non dimentichiamoci perché di questo si tratta, è un mondo pieno di cultura, di tradizioni, di conoscenze del passato. Siamo per esempio in questi giorni lavorando alla realizzazione del registro dei borghi marinari. La Sicilia è ricca di tonnare, è ricca di presidi antichi, è ricca di particolari tipi di pesca, di imbarcazioni, di torri di avvistamento. Abbiamo quindi capito che quello che noi abbiamo come cultura, che è un patrimonio infinito, va custodito, va protetto, tant'è che parliamo anche di patrimonio dell'UNESCO. Noi stiamo lavorando pure affinché determinate particolari condizioni di pesca o di architetture della Sicilia possono diventare patrimonio immateriale o materiale dell'umanità, a seconda, per esempio, che voglio dire,
Perché un bene immateriale quale può essere? Quale può essere? La pesca della pesce spada con le feluche. La feluca è un'imbarcazione storica particolarissima che esiste solo da noi, tra Messina e qualcosa a Reggio Calabria. Noi abbiamo un'associazione che la custodisce, perché è più tradizione che vera e propria ricchezza, ma se questo tipo di tradizione la sappiamo conservare, la sappiamo tramandare e facciamo sì che oltre alla pesca del pesce spada ci sia tutta un'attività storico-culturale attorno, chiaramente questo può creare uno sviluppo di tradizioni che nessuno al mondo ha. Può essere anche il bene materiale, può essere la tonnara di Favignana, storica, preziosa, importante, così come tante altre tonnare. Stiamo lavorando per esempio al potenziamento dal punto di vista storico-culturale e quindi anche per certi versi peschereccio, dei piccoli borghi marinari dove ci sono ancora i pescatori che fanno la piccola pesca artigianale, dove magari escono la mattina, fanno la battuta di pesca o la notte a secondo, con dei metodi di pesca tradizionali che ora magari si usano poco perché magari meno remunerativi, però importanti dal punto di vista storico-culturale e che ci potrebbero consentire di attrarre tanto turismo che al momento, devo dire, non viene per certi versi attratto. Il turista non può essere solo attratto dalla bella spiaggia o dal mare di cui noi siamo ricchi, ma molto turismo è anche un turismo culturale, è un turismo di interesse gastronomico. Dunque noi dobbiamo avere questa capacità, la diversificazione del mondo della pesca a 360 gradi.